Presidente, in realtà molto meno perché in parte l'ho già, come dire, presentato nell'intervento precedente, mi scuso se intervengo di nuovo. Questo ordine del giorno in sostanza, rispetto alla struttura vigente dei due strumenti che regolano principalmente la materia di cui stiamo discutendo oggi, che sono il PGTU, il Piano Generale Traffico Urbano e il Regolamento Viario, va a prendere quegli elementi che sostanziano la realizzazione di due particolari corpi di opere che insieme alla sicurezza stradale cambiano o possono cambiare il volto, o meglio, se posso permettermi, la qualità della vita. Ribattiamo il concetto di bassa morte in strada si può anche leggere al contrario. Rendiamo vivibile la nostra città, facciamo in modo che sia viva. Per fare questo, ovviamente, quando si cambia una sezione stradale, e così come c'è scritto nell'ordine del giorno, si cerca di riconvertirla o riqualificarla nel passaggio dalla mobilità carrabile a quella prettamente pedonale. Cambia tutta la sezione, cambia tutto lo scenario, cambia tutta la vivibilità delle persone che vivono a ridosso di questo cambiamento. La sicurezza stradale è una conseguenza logica, così come lo è per le zone 30, come dicevo prima, anche queste inserite in questo ordine del giorno, su cui non voglio tornare, ho già detto molto nell'intervento precedente. Quello che vorrei aggiungere, che abbiamo aggiunto in questo ordine del giorno, sono delle tempistiche chiare. Chiederemo ai municipi di partecipare, di organizzare una partecipazione che può arrivare anche a definire dei concorsi di idee mirati ad ascoltare quelle che sono le proposte dei giovani professionisti locali nell'attuazione di questa necessità. Un periodo che abbiamo dato orientativamente intorno ai 18 mesi, perché è importante cominciare anche a dare delle tempistiche più o meno fattibili. Sono tempi anche magari un po' stretti. E questa città però, appunto, presto che è tardi, non può permettersi, no, di... È una priorità. Nell'ordine del giorno c'è scritto che entro i 6 mesi successivi l'amministrazione, quindi in questo caso è competenza di Agenzia Roma Servizi per la mobilità, rispetto a la fattibilità di questi progetti che arriveranno dai territori dovrà definire i progetti esecutivi. Parliamo di progetti per cui in questo ordine del giorno si chiede almeno un percorso che dall'estrema periferia entra in centro o comunque si connette rispetto alla rete pedonale del centro storico, perché abbiamo probabilmente, non lo dico io, insomma, la città forse più bella del mondo, anche perché la qualità della vita e la qualità architettonica dei nostri spazi, del nostro centro storico, sono stupefacenti. Peccato che non se li è, nessuno ha voluto replicarli anche in periferia. Ecco, quindi anche questo è un cambiamento che parte da questa esigenza, ha un'ambizione che non è così enorme. Si tratta di prendere un percorso per municipio e farlo entrare in connessione con la rete pedonale già esistente. Fare in modo che, e chiudo, entro 36 mesi siano fatti quindi i bandi dopo i progetti esecutivi, gli affidamenti di gara e fatti partire i cantieri. Questo anche perché i tempi sono questi. Sicuramente qualcuno avrà da obiettare che vogliamo mandare i romani a piedi. Bene, noi st non stiamo lavorando, come sapete, solo su questa delibera. Abbiamo già detto che o questa città cambia il trasporto pubblico, quindi realizza quelle opere su ferro che attende da anni, oppure chiaramente non avrà fallito questa maggioranza, avrà fallito tutta l'aula, tutti i componenti, tutti gli amministratori, fino all'ultimo funzionario di questa amministrazione. È un impegno enorme. Quindi i tempi sono complementari a quello che è il cambiamento che, come visione, stiamo cercando di invitare alla partecipazione tutta la cittadinanza. Grazie. A lei,